Buongiorno a tutti. Let me pray for us. Preghiamo. Father, we want today to glorify you. Padre, oggi vogliamo glorificare te. Lord Jesus, we want to learn from you. Signore Gesù, vogliamo imparare da te. So Holy Spirit, come and be our teacher. Quindi Spirito Santo, vieni e facci da insegnante. Amen. Amen. This is the youngest member of my family. Questo è il membro più giovane della mia famiglia. He's my great nephew Ronan. Lui è il mio pronipote Ronan. And he was born last week. È nato un anno fa, settimana scorsa. As you can see, he's playing the fun game of you can't see me. Come potete vedere, sta giocando a Bucchettite. I'm sure we've all played it with our own. Sono sicura che l'abbiamo tutti giocato con i nostri propri figli. Or others' children. O con i figli degli altri. It's a strange phenomenon of childhood. È uno strano fenomeno dell'infanzia. As they seemingly believe, perché sembrano credere, that if they cover their eyes, se coprono i loro occhi, they cannot be seen. Non possono essere visti. Researchers at the University of Cambridge, I ricercatori all'Università di Cambridge, have turned their attention to this mystery. Hanno rivolto la loro attenzione a questo mistero. By performing a variety of simple tests, eseguendo una varietà di test semplici, on groups of 3 and 4 year old children, su dei gruppi di bambini di età 3-4 anni. By playing peekaboo with them, giocando a Bucchettite con loro. They found, as have we, hanno scoperto, come noi, that when a child's eyes are covered up, che quando gli occhi di un bambino vengono coperti, they feel invisible. Si sentono invisibili. The children also believed, i bambini credevano anche, that it was true if they could see, che fosse vero la medesima cosa anche se loro riuscivano a vedere. But the eyes of the adults were covered, ma gli occhi dell'adulto erano coperti. They were invisible. Erano sempre invisibili. But there's a twist. Ma c'è un colpo di scena. When pressed on exactly what their invisibility meant, quando si chiedeva esattamente che cosa significava questo essere invisibili, the children in the study admitted that i bambini nello studio hanno ammesso che okay, their bodies were invisible. Vabbè, sorry, okay. Visible. I loro corpi erano visibili. It was their self that was hidden. Ma era il loro io che era nascosto. Children seem to draw a distinction between body and self. I bambini sembrano fare una distinzione fra il corpo e l'io. And the self seems to be universally described, e questo io sembra essere descritto da tutti, as living in the eyes, come se vivesse in un certo senso negli occhi. To be able to truly see someone, per poter vedere veramente qualcuno, you need to meet their gaze. Hai bisogno di incontrare il loro sguardo. If I were to ask you to name some of the women to be found in the New Testament, se ti chiedessi di nominare alcune delle donne che si trovano nel Nuovo Testamento, you might mention a couple of Marys. Potresti forse citare un paio di Maria. Then there's the woman at the well. Poi c'è la donna al pozzo. We don't know her name, but she's definitely there. Non conosciamo il suo nome, però è sicuramente lì. Isn't there a Lydia? E forse c'è una Lydia? And maybe a Phoebe? E forse un Febe? What if I were to ask you to give me a few scriptures? E se ti dovessi chiedere qualche versetto? Written for New Testament women. Scritto per le donne del Nuovo Testamento. You might mention all the times that Jesus encounters women. Forse parleresti di tutte le volte che Gesù ha incontrato delle donne.
Then there's the one about being silent in church. Poi c'è quello che parla di tacere le donne nella chiesa. Oh, and what about the one saying they have to wear hats? E quello che dice che bisogna mettere qualcosa sulla testa. And last but not least, the verse about being submissive. E l'ultimo, ma non di meno, quello che dice della sottomissione. It would at first sight appear, sembrerebbe a prima vista, that from the lack of specific mention, dalla mancanza di menzione specifica, or actual names, o di nomi reali, that women in the New Testament, le donne nel Nuovo Testamento, are of secondary importance, sono di secondaria importanza, to the great heroes of the early church, rispetto ai grandi eroi della Chiesa primitiva, whose teaching and witness we rightly hold dear, il cui insegnamento e la cui testimonianza ci stanno giustamente a cuore. And yet the New Testament is populated. Eppure il Nuovo Testamento è popolato with many brave, beautiful, faithful women of God. Con molte donne di Dio coraggiose, belle e fedeli. It's as though they are hidden in plain sight. È come se fossero nascoste in piena vista. Perhaps we need to shrug off our cultural blindfolds. Forse dobbiamo scrollarci di dosso le nostre bende culturali. That mean we gloss over them. E sorvelare su di esse. To be able to meet their gaze. Per poter incontrare il loro sguardo. And truly see them. E vederli davvero. They have much to teach us. Hanno molto da insegnarci. And I believe their presence. E credo che la loro presenza is a challenge to us also. Sia anche una sfida per noi. I want to start by taking a look at Romans, and specifically Romans 16. Vorrei iniziare dando un'occhiata alla lettera ai Romani, in particolare Romani capitolo 16. And three of the women that we find there. E a tre donne che li troviamo. At the time of writing Romans, Paul is in Corinth. Al momento in cui ha scritto la lettera ai Romani, Paolo stava a Corinto. And at this point, hasn't been able to visit the Christians in Rome. E a questo punto non ha potuto visitare i credenti a Roma. And so he writes to them. E quindi scrive loro. And he just happens to write one of the greatest expositions of the Christian faith we have. E così succede che scriverà una delle più grandi esposizioni della fede cristiana che abbiamo. In chapters 1 to 8, he sets out the foundations of faith. Nei capitoli da 1 a 8 espone i fondamenti della fede. In chapters 9 to 11, nei capitoli 9 a 11, he explains God's sovereignty over salvation. Spiega la sovranità di Dio sulla creazione. And in chapters 12 to 16, e nei capitoli da 12 a 16, they and we, loro e noi, are given instruction on how to live a holy life. Vengono date delle istruzioni come vivere una vita santa. He also includes a little bit of practice. Include anche qualche suggerimento pratico. He's planning trips to Jerusalem and Spain. Sta programmando dei viaggi a Gerusalemme e in Spagna. And is hoping that the Christians in Rome will support him in this. E spera che i credenti a Roma lo sostengano in questo. Romani 15, versetti 22-23. Per questa ragione, appunto, sono stato tante volte impedito di venire da voi. Ma ora, non avendo più campo d'azione in queste regioni, e avendo già da molti anni un gran desiderio di venire da voi, Paul ends his letter with a list of personal greetings to all of those. Paolo termina la sua lettera con un elenco di saluti personali a tutti coloro who have been a help to his ministry, che sono stati d'aiuto al suo ministero, to the church leaders, ai capi della chiesa, and to dear friends, e amici cari. The women named and greeted with specific roles, le donne nominate e salutate con ruoli specifici, are Phoebe,
Sono Febe, Prisca, Junia, Persis, Mary, Trifelena, Trifosa, Rufus's mother, Nerua's sister, and Junia. Quindi Febe, Prisca, Junia, Perside, Maria, Trifena, Trifosa, la madre di Rufo, la sorella di Nereo e Junia. These women held significant roles and ministries. Queste donne ricoprivano dei ruoli significativi e ministeri importanti within the early Christian congregations in Rome. All'interno delle prime congregazioni cristiane a Roma. By the way, I'm referring to the early church in this way. E, a proposito, sto parlando della prima chiesa in questa maniera. As there is historical and archaeological evidence. Perché ci sono delle prove storiche e archeologiche. To suggest that at this time. Che, di suggerirci che in questi tempi. The church was meeting in private homes. La chiesa si riunisse in case private. Or other such places. O altri luoghi simili. And therefore, by necessity, e quindi per necessità, individual groups would be small in number. Ciascun gruppo sarebbe stato piccolo di numero, but part of a much larger network. Ma faceva parte di una rete molto più grande. Because they were private, poiché erano privati, it would have been much easier for women to hold a role of leadership and authority. Sarebbe stato molto più facile per una donna ricoprire un ruolo di leadership o di autorità. However, the most remarkable point of significance, tuttavia il punto più significativo, is that this great exegesis of faith, è che questa grande esegesi della fede, was entrusted to a woman to deliver. Fu affidata a una donna. And that woman is Phoebe. E quella donna è Febe. Vi raccomando, Febe, nostra sorella, che è diaconessa della chiesa di Cenchrea, perché la riceviate dal Signore in modo degno dei santi e le prestiate assistenza in qualunque cosa ella possa aver bisogno di voi, poiché ella pure ha prestato assistenza a molti e anche a me. Romani 16. Paul the Gooder points out there are five interesting facts in these two verses. Paul Gooder, un teologo britannico, sottolinea che ci sono cinque fatti interessanti in questi due versetti. The first, that entrusting Phoebe to deliver the letter. Il primo è che affidando a Febe di consegnare la lettera, she would naturally have been the reader of it. Ella sarebbe ovviamente stata la lettrice di essa. It was the custom of the time, era usanza del tempo, that the person carrying the letter, che la persona che portava la lettera, would be one to read it to you, fosse anche il lettore. From there, it's not a great leap. Da ciò non è un gran salto, to think that the listeners would ask questions of her. Pensare che gli ascoltatori la facessero domande. So Phoebe. Allora Febe. What exactly does Paul mean in Papyrus 5.10? Cosa vuol dire esattamente Paolo nel papiro 5.10? Which makes a woman, e ciò fa di una donna, the first exegete of this great book. La prima esegeta di questo grande libro. Secondly, Paul refers to her as a deacon of the church. In secondo luogo, Paolo la chiama diaconessa della chiesa. The church in Cenchrea, questa chiesa in Cenchrea, the port town of Corinth, che era la città portuale di Corinto. Now, in 2021, no one knows for certain what is meant by this. Ora, nel 2021 nessuno sa per certo cosa che si intende in questo termine. Some say it means minister. Alcuni dicono che significhi ministro. Others servant. Altri servo.
And Paul doesn't use it the same way here as he does in other letters. E non è usato allo stesso modo qui come in altre sue lettere. So we don't know. E quindi non sappiamo. But both the church in Corinth, ma sia la chiesa a Corinto, and the church in Rome, e quella di Roma, knew exactly what it meant. Sapevano esattamente cosa significasse. Paul doesn't have to explain it. Paolo non deve spiegarlo. It's a statement of fact. È un dato di fatto. She is a deacon. Lei è una diaconessa. And that carries with it authority. E ciò porta una certa autorità. Thirdly, he uses the phrase, I commend her. In terzo luogo, usa la frase, vi raccomando. Which literally means, receive her. Che letteralmente significa riceverla, as though you were receiving me. Come se stiate ricevendo me. She is not simply Paul's representative. Non è semplicemente la rappresentante di Paolo. She is him. È lui stesso. Fourthly, he refers to as a benefactor or a patron. In quarto luogo si riferisce a lei come un benefattrice o sostenitrice. In italiano si chiama macinati. Mecenati. We know from the circumstances of her being able to travel. Noi sappiamo dalle circostanze il fatto che lei può viaggiare. And by the use of this word benefactor. E dall'uso di questa parola benefattrice. That Phoebe must have been wealthy and of a high social status. Che Phoebe doveva essere ricca e di alto rango sociale. Patronage was how the ancient world functioned. Il mecenatismo è come il mondo antico funzionava. Put simply, a patron would help their clients. In parole povere, un sostenitrice aiutava economicamente i propri clienti. With money, con denaro, legal matters, questioni legali, in business, negli affari, with sponsorship, sponsorizzando attività, support the arts, sostenendo artisti, even arrange marriages, e anche organizzando matrimoni. And Phoebe is one such person. E Phoebe è una di queste persone. With one small difference. Con una piccola differenza. She is the benefactor of many Christians, including Paul. Lei è la benefattrice di molti sostenitrice, va bene, di molti credenti, compreso Paolo. The fifth and last interesting fact about Phoebe is her name. Il quinto e l'ultimo fatto interessante su Phoebe è il suo nome. Phoebe is a slave name. È un nome da schiava. She was a freed slave. Era una schiava liberata. Don't you just want to meet her? Ti piacerebbe conoscerla? My second woman of Romans 16 is Prisca. La mia seconda donna di Romani capitolo 16 è Prisca o Priscilla. Priscilla in some translations, and I will be calling her Priscilla. Quindi in alcune traduzioni Priscilla e io lo chiamerò. Salutate Prisca e Aquila, miei collaboratori in Cristo Gesù, i quali hanno rischiato la vita per me. A loro non io soltanto sono grato, ma anche tutte le chiese delle nazioni. Romani 16, versetti 3 e 4. Priscilla and Aquila are a married couple. Priscilla e Aquila sono una coppia sposata. They are tent makers by profession. Di professione producono tende. And are Jewish converts native to Rome. E sono ebrei convertiti originari di Roma. After the persecution of the Jewish people under Emperor Claudius, dopo la persecuzione del popolo ebraico dall'imperatore Claudio, they made their way to Greece. Sono andati in Grecia, where they encountered Paul. Dove hanno incontrato Paolo, and tutored the dynamic evangelist Apollos. E avevano insegnato all'evangelista Apollo. Together they are mentioned 7 times in the New Testament. Insieme vengono citate 7 volte nel Nuovo Testamento. A
across four different books. In quattro libri diversi. And most interestingly, cosa più interessante, Priscilla, five times out of the seven, e Priscilla, cinque volte su sette, is named first. È nominata per primo. This was not the usual custom of the day. Questo non era l'abitudine di quei tempi. And it means that Priscilla, e significa che Priscilla, played the leading role in their ministry. Ha avuto un ruolo da protagonista nel loro ministero. And what a ministry it was. E che ministero. They give shelter and a job to Paul when he first arrives in Corinth. Hanno dato rifugio e lavoro a Paolo appena arrivato a Corinto. They travelled with him as he went to Ephesus. Hanno viaggiato insieme a lui quando lui andava a Efeso. To establish a church there. Per stabilire una chiesa lì. It was here that they took in Apollos. Ed è qui che hanno preso con loro Apollo, who, whilst a learned man, anche se era un uomo dotto, who spoke accurately, e che parlava accuratamente, and with great fervor, e con grande fervore, his knowledge of the way of God was incomplete. La sua conoscenza della via di Dio era incompleta. You can find this in Acts 18, verse 24. E potete trovare questo racconto nel libro degli Atti, capitolo 18-24. So recognizing the opportunity to invest in this young leader. Quindi riconoscendo l'opportunità di investire in questo giovane capo, Priscilla and Aquila invited him into their home. Priscilla e Aquila lo invitarono nella loro casa. And provided deeper instruction. E gli fornirono istruzioni più approfondite. They also risked their very lives for Paul. Hanno anche rischiato la propria vita per Paolo. In what way we don't know exactly. In che modo preciso non sappiamo. But the language used implies a serious threat to life. Ma il linguaggio usato indica fosse una seria minaccia alla vita. And finally, Paul declares. E alla fine Paolo dichiara that all the Gentile churches of the time, che le chiese dei pagani convertiti, cioè i gentili del tempo, owe their thanks to this astonishing couple. Devono ringraziare questa coppia sorprendente. Celeste spoke powerfully last week. Celeste la settimana scorsa ha parlato of the need for men and women in the church to work collaboratively. Della necessità degli uomini e le donne di collaborare insieme nella chiesa. And Priscilla and Aquila demonstrate. E Priscilla e Aquila dimostrano. That when this is done without any qualms. E che quando questo è fatto senza preoccuparsi. About which one is the lead. Di chi dei due sia il capo. Then it can change the world. Allora questo può cambiare il mondo. Salutate Andronico e Giulia, miei parenti e compagni di prigionia, i quali si sono segnalati fra gli apostoli ed erano in Cristo già prima di me. Romani 16, versetto 7. For 1200 years of church history, per 1200 anni di storia della Chiesa, there was no debate about Giulia being a woman. Non c'è stato alcun dibattito sul fatto che Giulia fosse una donna. It was someone called Giles of Rome. Era qualcuno chiamato Giles di Roma, who decided that this could not possibly be true. Che decise che questo proprio non poteva assolutamente essere vero. And so changed her name to Junias. E così cambiò il suo nome in Junias. That may not have been a problem. Potrebbe non essere stato un problema. Except, Junias does not exist as a name even for a man. Tale per il fatto che Junias non esiste come nome, nemmeno per un maschio. She is very clearly Giulia. Lei è molto chiaramente Giulia. And bless her. E Dio la benedica. Possibly the most controversial woman in the whole Bible. È forse la donna più controversa dell'intera Bibbia. Because what does it mean when it says they are outstanding among the apostles?
Perché cosa significa quando si dice si sono segnalati fra gli apostoli? What is an apostle? Che cos'è un apostolo? Paul and Barnabas in Acts 14. Paolo e Barnaba in Atti 14. Silas and Timothy in 1 Thessalonians. Sila e Timoteo in 1 Tessalonicesi. Apollos in 1 Corinthians. Apollo in 1 Corinzi. Epaphroditus in Philippians 2. Epaphrodito in Filamone 2. Are all described as apostles. Sono tutti descritti come apostoli. So it cannot simply mean. Quindi non può significare semplicemente an apostle was one of the original disciples. Che un apostolo era uno dei discepoli originali. Apostle, un apostolo, literally is literally someone who is sent. È letteralmente qualcuno che viene inviato. On a mission. In missione. Some translations. Alcune traduzioni in inglese, particularly the English Standard Version, soprattutto già la versione English Standard Version, have a footnote that explains apostle can mean messenger. Hanno un nome di piedi pagina che dice che l'apostolo può essere significare inviato, messaggero. However, I think we can all agree. Però penso che possiamo tutti essere d'accordo. That Paul, Peter, Barnabas, etc. Che Paolo, Pietro, Barnabas, eccetera, were much more than messengers. Erano molto di più di messaggeri. From the description we have of Andronicus and Junia, dalle descrizioni che abbiamo di Andronico e Junia, including the fact they were imprisoned with Apostle Paul, compreso il fatto che furono imprigionati con l'Apostolo Paolo, it appears that both of them were involved in an important ministry. Sembra che tutti e due furono coinvolti in un ministero importante. Paul mentions that Andronicus and Junia. Paolo dice che Andronico e Junia were fellow prisoners as a way of honoring them. Erano compagni di prigionia proprio per onorarli. And the implication is that they were all imprisoned because of their ministry. Missionary work. E questo significa che furono tutti imprigionati per la loro opera missionaria. And then there's the other tricky phrase. Poi c'è un altro frasetto problematico. Outstanding among. Significativo fra. Now, for you and I, this is not difficult. Per te e per me questo non è difficile. Because both the Italian translations, perché le traduzioni italiane, and the English ones that I use, e quelle versioni inglesi che uso io, have outstanding among the apostles. Hanno proprio, si sono segnalati, spiccano fra gli apostoli. Epistemos is outstanding. La parola epistemos è spicca. And yet there are a number of translations. Però c'è qualche traduzione that have chosen to use the phrase well known. Che hanno scelto invece la frase ben conosciuto. En, questa parola en, is a common word. È una parola molto comune. And is used approximately 2,800 times in the New Testament. E viene usato 2,800 volte più o meno nel Nuovo Testamento. This word is always translated as in or among. E viene sempre tradotto in o fra. It is never to. Non viene mai tradotto a. So the verse, e quindi questo versetto, is not, non è, they were well known to the apostles, sono ben conosciuti agli apostoli, which is how the English Standard Version translates it. Che è come viene tradotto proprio da questo English Standard Version, e aggiungerei anche la CE. Now the English Standard Translation, la traduzione di questo English Standard Translation version, is a translation of the Bible, è una traduzione della Bibbia, done by a committee, fatto da un comitato, of white conservative evangelical pastors. Di pastori bianchi, conservatori evangelici.
I wonder what could possibly have been their motive. Mi chiedo cosa potrebbe essere il loro motivo per questa traduzione. Now, here is where I declare. È qui che dichiaro. I don't care whether or not Junior was an apostle. Non mi importa molto se Junior fosse apostolo o meno. But I bet she was. Scommetto che lo era, però. What I do care about. Quello che mi importa invece is sloppy translations. E traduzioni non accurate. That try to either write women out of scripture. Che provano o di togliere le donne dalle scritture. Or soften the importance of their ministry. O di ammorbidire la loro importanza del ministero. At the very least, it's disrespectful. Al minimo c'è una mancanza di rispetto. These three women, Phoebe, Priscilla, and Junia. Queste tre donne, Phoebe, Junia e Priscilla, helped to shape the church. Hanno aiutato a plasmare la chiesa. To establish it. A renderla stabile. And to grow it. E farla crescere. We are here because of them. E siamo qui grazie anche a loro. And many other New Testament women. E molte altre donne del Nuovo Testamento. There's one last point I want to make. C'è un ultimo punto che voglio sottolineare. And I promise it's a quick one. Prometto che sarà uno veloce. I want to take us back to the Gospels. E voglio tornare ai Vangeli. And the modeling of Jesus. E al modello di Gesù. And in particular the episode with Martha and Mary. E in particolare l'episodio con Marta e Maria. Mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò in casa sua. Marta aveva una sorella chiamata Maria, la quale sedutasi ai piedi del Signore ascoltava la sua parola. Ma Marta, tutta presa dalle faccende domestiche, venne e disse: Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciato sola a seguire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e sei agitata per molte cose, ma una cosa sola è necessaria. Maria ha scelto la parte buona, che non le sarà tolta. Luca capitolo 10, versetti 38 a 42. Take a closer look at the phrase. Diamo un'occhiata più da vicino alla frase. Mary, who sat at the Lord's feet, listening to what he said. Maria, la quale sedutasi ai piedi del Signore ascoltava la sua parola. It's the same phrase used by Paul. È lo stesso frase usato da Paolo in Acts 22, in Atti capitolo 22, when he is describing himself pre-conversion. Quando descrive se stesso prima della sua conversione, as the embodiment of fervent Jewish scholarship. Come l'incarnazione del fervente discepolo ebraico, sitting at the feet, seduto ai piedi, of the great teacher and Pharisee Gamaliel, del grande insegnante e fariseo Gamaliel. If you sat at the feet of a teacher, se sedeva ai piedi di un insegnante, there was the implicit acknowledgement. C'era l'implicito riconoscimento that you were therefore their disciple. Che eri un suo discepolo. And that one day, e che un giorno you would become a teacher. Saresti diventato te un insegnante. Martha is upset. Martha è arrabbiata. Yes, because she's been left to do all the housework. Sì, perché è stata lasciata da sola a fare tutti i lavori domestici. But also because Mary. Anche perché Maria has crossed the cultural boundary, ha attraversato quel confine culturale that says women cannot be in the best room, che dice che le donne non possono essere nella migliore stanza with the teacher, con l'insegnante, learning to be a disciple, per imparare ad essere un discepolo. But look at Jesus' response. Guarda la risposta di Gesù. Mary has chosen what is better. Maria ha scelto la parte buona. And it will not be taken away from her. Che non le sarà tolta.
I find that incredibly moving. Io lo trovo proprio commovente. Jesus is publicly affirming a woman. Gesù sta affermando in maniera pubblica una donna. Who is wanting to shrug off the normal cultural bonds. Che vuole lasciarsi togliere queste legami culturali. And he says it will not be taken from her. E dice che non le sarà tolta. Let's go back to where we started this whole series. Torniamo da dove abbiamo iniziato tutta questa serie. And we're in Galatians 3. Ci troviamo al terzo capitolo di Galati. There is no Jew or Gentile. Non c'è qui né giudeo né greco. No slave or free. Non c'è né schiavo né libero. No male or female. Non c'è né maschio né femmina. For you are all one in Christ Jesus. Perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. Biblical women are there for us to see. Quindi le donne della Bibbia sono lì per noi da vedere. We simply have to be prepared to meet their gaze. Dobbiamo semplicemente essere pronti ad incontrare la loro sguardo. And be blessed and challenged by them. Ed essere benedetti e anche sfidati da loro. Whatever our traditions, qualsiasi siano le nostre tradizioni, our doctrinal emphasis as church, la nostra enfasi di dottrina come chiesa, the church should be about mutual flourishing. La Chiesa deve trattarsi di un crescere insieme. Perhaps then together as men and women of faith. Così poi, insieme come uomini e donne di fede, we can, as Celeste said last week, celebrate. Possiamo, come Celeste ha detto la settimana scorsa, celebrare. There is one body. È un corpo solo, one spirit, è un solo spirito, just as you were called to one hope when you were called, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, one Lord, vi è un solo Signore, one faith, una sola fede, one baptism, un solo battesimo, one God and Father of all, un solo Dio e Padre di tutti, who is over all and through all and in all. Che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. Amen. Io vorrei ringraziare pubblicamente Jean e Celeste per questa serie di predicazioni sulle donne. Qualsiasi sia il vostro atteggiamento, pensieri, sapete che questa è una chiesa dove noi abbiamo deciso che possiamo predicare, se ci basiamo sulla parola del Signore, quello che ci mette in cuore. Poi le personali interpretazioni le lasciamo libere, ma quando noi predichiamo dalla parola del Signore stiamo veramente andando a scavare cose che sono necessarie per la nostra vita di credenti. Io vorrei pregare insieme con voi su quello che è stato il messaggio oggi di Gesù. Signore, grazie che ci hai fatto maschi e femmine, uomini e donne. Ci hai creato con una differente attitudine, differenti approcci, differente sessualità, ma noi siamo uno, siamo una unità quando siamo in te, Signore Gesù. Se tu che hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai ascoltato oggi, prega assieme a me queste cose in tuo. Signore, io voglio togliere da me i lacci della società che mi ha messo sopra, non pensare più a uomini e a donne, ma servi e serve che sono uno in Cristo. Io voglio collaborare con qualsiasi persona, sia uomo sia donna, che proclama l'Evangelo tuo, affinché il mondo creda e le persone vengano salvate. Tutte queste cose io le prego nel tuo santo nome, Signore Gesù. Thank you.